Carissimi amici del Capricorno, buon pomeriggio. Allora, saltati gli oroscopi settimanali, settimana che andava dal 29 in poi, passiamo direttamente agli oroscopi mensili. Questi almeno, insomma, ve li faccio tranquillamente, ve li preparo tranquillamente. E nel frattempo ricordo a tutte quelle persone che non sono ancora iscritti al canale di farlo tranquillamente, tanto è gratuito, di spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati, e se avete bisogno di ulteriori informazioni potete tranquillamente trovare il mio numero di telefono, la mia email nella voce descrizione sotto al video, quindi mandarmi semplicemente un messaggio. Quindi andiamo a vedere per voi del Capricorno che cosa accade in questo mese di maggio 2024 e poi successivamente andiamo a vedere a livello di fatti, quindi faremo comunque dei chiarimenti sulle carte. Allora, Capricorno, maggio 2024, come sarà l'energia del Capricorno, che cosa accadrà in questo mese di maggio 2024? Cosa deve sapere il Capricorno? Segno, ascendente, luna e Venere, ricordatevelo sempre nel segno. Re di bastoni rovesciato, il Papa al dritto. Oddio, è un bel sette di bastoni con un 6 di coppe. Allora, re di bastoni rovesciato. Attenzione a quello che state facendo, perché in questo mese di maggio andrete a gestire male quelli che sono i vostri affari, è come se state manipolando una determinata situazione, oppure addirittura state manipolando determinate persone. Attenzione anche alle decisioni che andate a prendere in modo avventato, in modo impulsivo, perché possono chiaramente crearvi dei danni per le persone, sia a voi stessi che per le persone che vi stanno accanto. Probabilmente perché il vostro modo di agire in questo mese di maggio è con la malignia, con la malizia, non la malignità, scusatemi, con la malizia. Ho l'intenzione proprio di schiacciare chi avete di fronte, di prendere il sopravvento a chi avete di fronte. Probabilmente lo fate perché avete paura di perdere il controllo e quindi sopravvalete sugli altri, e accettate magari anche i consigli su quelli che sono le idee altrui, quello che vi possono dire in merito alle situazioni che state vivendo. Attenzione anche alle relazioni per chi è in coppia, perché ci sono relazioni sia di lavoro in questo caso che anche nell'ambito sentimentale, perché potreste eventualmente, con la vostra arroganza, col vostro modo di fare, potreste rovinarli. Quindi in questo mese di maggio per voi del Capricorno sopravvale l'egoismo, l'arroganza, e quindi il tutto vi si può ritorcere contro. Con la carta del Papa, ok, una carta comunque sia molto, molto importante, ce l'abbiamo anche al dritto, dovete guardarvi dentro, probabilmente per questo vostro modo di fare avete anche la capacità di dover valutare le situazioni, di valutare con oggettività quello che vi circonda, le persone, quindi prendere coscienza di questo vostro comportamento, ma prendere coscienza anche di fronte alle problematiche che vi potrete trovare. Quindi ci deve essere per voi una crescita mentale, un equilibrio, cercare di portare in un rapporto sentimentale una serenità, la felicità, la tranquillità, un qualcosa comunque di profondo e fedele. Quindi cercare di
avere un'unione felice. La stessa cosa anche nell'ambito lavorativo, ci vuole un po' più di diplomazia e cercare di gestire meglio le situazioni o le problematiche che eventualmente si possono presentare. Abbiamo come ultima carta un 7 di bastoni e a fondo mazzo. Insomma, siete un po' altalenanti in questo mese di maggio, insomma. Abbiamo questo 7 di bastoni che comunque ci parla di voler appagare i vostri desideri, però ci dovete lottare. Quindi siete aggressivi, volete insomma prendere posizione, schiacciare più che altro gli altri, non volete ascoltare, però poi vi rendete conto, con il Papa vi rendete conto e quindi sapete perfettamente che dovete crescere. A livello proprio spirituale, a livello mentale, c'è chiaramente una lotta che dovete fare perché in questo mese di maggio potreste essere messi in discussione proprio per il vostro comportamento, per il vostro modo di fare e attenzione perché potreste essere anche attaccati su qualsiasi punto di vista. Quindi avete, diciamo, un mese un po' altalenante. A fondo mazzo abbiamo un bel 6 di coppe, una carta di buon auspicio, quindi un nuovo inizio per voi. Una carta che ci parla, nonostante questa situazione altalenante, c'è una possibilità di una nuova avventura, un nuovo viaggio, una nuova esperienza, oppure eventualmente anche avvenimenti inaspettati, far fronte a qualcosa di nuovo, ma è tutto comunque positivo quello che vi può accadere. Di fronte, ripeto, a queste situazioni altalenanti che si possono presentare. Ma noi andiamo ad approfondire chiaramente per voi del Capricorno queste carte per questo mese di maggio 2024. Allora, andiamo a vedere per il segno del Capricorno, maggio 2024, questo re di bastoni rovesciato, cos'altro vuole dirci di più? Infatti, qui c'è per voi delle problematiche a casa, in famiglia, nella coppia, nell'ambito lavorativo che vi possono chiaramente portare ad avere una crisi, ad avere magari problematiche di qualsiasi genere che vi mandano in tilt, dove volete comunque una giustizia. La giustizia sta nel dover mettere i puntini comunque sulle i, siete voi a dover parlare, anche perché vedo in voi una certa inquietudine. Anche a livello sentimentale c'è un amore comunque non stabile. Andiamo a vedere la carta del Papa per il Capricorno in questo mese di maggio 2024. Cosa vuole dirci di più? Tanto amorevoli, sì, riuscirete a guardarvi dentro, ma non riuscite a trovare una quadra su quelle che sono le problematiche, un punto di incontro su quelle che sono le problematiche, probabilmente perché dovete porvi voi delle domande, forse siete voi troppo aggressivi, forse siete voi che volete sopravvalere sugli altri, ok? E quindi c'è un guardarsi all'interno per poter avere delle gratificazioni, perché qui vedo che il non trovare comunque una quadra, il non riuscire a non andare d'accordo, a non trovare un punto di incontro, porta a delle problematiche con problematiche già esistenti. Vediamo questo 7 di bastoni per il segno del Capricorno in questo mese di maggio 2024, cosa vuole dirci di più? Dovete cercare di lottare per il vostro equilibrio, per la vostra stabilità, cercare di uscire fuori da situazioni stagnanti, migliorare una certa situazione in questo mese di maggio, anche probabilmente nei confronti di qualcuno di vostro interesse. E ci sono delle decisioni molto importanti da dover prendere. Allora,
dopo aver visto in linea generica comunque le energie e qualche accenno comunque ai fatti, andiamo a vedere che cosa invece accadrà effettivamente in questo mese di marzo, scusate, mi ho sbagliato mese, maggio 2024. Per il Capricorno, maggio 2024, alle volte non riesco a parlare, credetemi. Allora, per il Capricorno, maggio 2024, vediamo che cosa accadrà a livello di fatti, quindi che cosa effettivamente dovete sapere di quello che può accadere in questo mese di maggio 2024. Le difficoltà, vi dico subito, come vi ho accennato prima nelle energie, vi riconfermo che sono all'ordine del giorno. Effettivamente volete delle gratificazioni voi, volete realizzare almeno qualcosa, non tutto, ma dovete superare, per realizzare qualcosa, dovete superare quelle che sono le difficoltà che si possono presentare, cercare di dare una svolta positiva. Un po' di problemi ci sono. Andiamo a vedere quali sono le difficoltà per il Capricorno in questo mese di maggio 2024. Il ritornare a rifare gli stessi errori o il tornare a ficcarvi sempre in determinate situazioni come avete fatto già in passato, recente passato, che sono situazioni comunque che vi mandano in crisi, magari anche nei confronti di qualcuno di vostro interesse. Quindi vi mettete nelle condizioni di un'attesa, attendete delle comunicazioni, oppure l'errore dipende da voi. Vediamo perché il Capricorno torna a rifare gli stessi errori, ha lo stesso atteggiamento. Oppure lo stesso atteggiamento, comportamento, le stesse azioni, azioni che effettivamente, scusatemi, non dovrebbe ripetere. Sono cadute le carte. Allora, vediamo un po'. Perché il Capricorno ripete gli stessi comportamenti, le stesse azioni e si ficca sempre in situazioni stagnanti come quelle di un passato, recente passato, andando poi dopo in crisi. Innanzitutto siete voi stessi che vi andate a creare delle difficoltà. È come se voi rifiutaste in un certo qual modo il nuovo inizio, quello che la vita vi mette avanti. Perché questo? Perché ci sono delle situazioni comunque di un passato che non sono ancora concluse, che non sono ancora terminate, che non avete ancora messo i puntini sulle i, non avete ancora concluso nella maniera giusta. Lasciate aperte tante situazioni. Ecco qual è la difficoltà. Infatti, vedete, c'è un asso di spade, quindi mettere i puntini sulle i. È inutile lasciare essere più che altro ambigui nel vostro modo di fare e di parlare. Vediamo perché, cioè, ci sono queste difficoltà e non riuscite ad andare verso il nuovo inizio. Per voi ci sarebbero anche belle novità, effettivamente, ok? Solo che dovete riequilibrare la vostra vita, equilibrio e stabilità nella vostra vita. È come se in un certo qual modo vivete un po' così. Quindi dovete mirare degli obiettivi, lasciar perdere, non agire sempre allo stesso modo di fronte a situazioni che si ripresentano, perché poi comunque non vi portano a nulla. Mentre per voi c'è proprio una serenità, una tranquillità che potete far fronte, ma dovete riportare equilibrio e stabilità nella vostra vita, riflettendo bene, come abbiamo visto nella carta del Papa, quindi questa crescita, mentale. Vediamo che cosa prevede per voi il nuovo inizio.
cosa c'è per voi di bello a livello di nuovo inizio? Ci sono decisioni da dover prendere, decisione molto importante da dover prendere per poter uscire da situazioni stagnanti e comunque comunicazioni. Ok, il nuovo inizio prevede di mettere i puntini sulle i nel comunicare, nel dire in faccia determinate cose fatte come si deve, che poi sarebbero le decisioni che prendete voi. Altrimenti questo vi porta a scombussolare la vostra vita, a cambiare in negativo la vostra vita e ad essere insoddisfatti. Perché? Perché non riuscireste poi dopo a raggiungere quello che volete. Il nuovo inizio, quindi, per voi deve essere almeno la base per poter iniziare un qualcosa di nuovo, è comunicare quelle che sono le vostre decisioni, cercando di uscire fuori da situazioni che non vanno bene. Vediamo invece che cosa ancora c'è di un passato, recente passato, che a quanto pare non avete ancora chiuso. Magari non a causa vostra, ma a causa eventualmente di situazioni esterne, di terze persone. Non siete riusciti a prendere degli accordi, non avete trovato una quadra su situazioni di un passato, recente passato, probabilmente perché non siete stati determinati. Non siete stati determinati, sicuri di voi stessi e decisi nel fare comunque qualcosa. Quindi qui c'è bisogno comunque su situazioni di un passato, recente passato, di tendere comunque una mano, di essere solidali, di essere eventualmente, se serve, anche complici su determinate situazioni. Perché in un passato, recente passato, ripeto, non avete trovato una quadra, quindi pensate bene a quello che dovete fare. Altrimenti qui c'è un allontanamento da situazioni, da delusioni eventualmente, l'allontanamento di qualcuno che vi può portare comunque anche a una delusione. Terminato così, vediamo un po' invece i nostri angeli e arcangeli. Quale consiglio vogliono dare al Capricorno in questo mese di maggio 2024? Oh, Capricorno, abbiamo un asso d'acqua. Innamoramento e ripresa di una relazione, crescita personale e rafforzamento dell'intuito, una nuova casa. Allora, qualcuno si può innamorare per chi è single, qualcuno invece potrebbe riprendere eventualmente una relazione lasciata un attimo in sospeso, oppure lì dove ci sono magari delle problematiche, cercare di risolvere queste cose. Come abbiamo visto nella carta del Papa, lo vediamo anche con questa carta degli angeli, l'asso d'acqua, c'è proprio una crescita personale. Rafforzate il vostro intuito e per qualcuno di voi dovrà anche cambiare casa. A fondo mazzo abbiamo l'arcangelo Giofiel, che con la carta della stella vi dice che avrete i vostri momenti di felicità. Potete fare dei progetti positivi, potete essere ottimistici, ma anche progetti che vanno a lungo termine, perché comunque siete sulla strada giusta. Dovete soltanto cercare di seguire i consigli comunque che vi ho dato. Quindi nell'andare a vedere che cosa accade in questo mese di maggio, cercate di affrontare le situazioni negative e prendete chiaramente il positivo. Questo è quanto per voi, carissimi amici del Capricorno. Ci sentiamo alla prossima e vi auguro una buona giornata.